Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, Hachette mi ha mandato i nuovi 3 numeri della collezione Marvel Legendary Collection. Sono i numeri 4, 5 e 6 che ovviamente continuano a comporre l'enorme disegno che sarà sull'intera collezione, e questa volta i numeri sono dedicati a Captain Marvel, più in alto, più lontano, più veloce. Poi abbiamo Captain America, fuori dal tempo. E poi abbiamo X-Men, la saga dell'isola Muir. Quindi adesso li andiamo ovviamente ad unboxare e sfogliare insieme per vedere la qualità dei fumetti e così due cenni proprio sui disegnatori. Allora, andiamo ad aprire il numero 4 e lo sfogliamo insieme. Allora, vi ricordo che potete abbonarvi a questa opera, questa collezione di Hachette, e che ogni fascicolo, quando andiamo a regime, diciamo, costa 13,99 euro. L'opera è molto lunga, durerà per diverso tempo, e quindi saremo in compagnia dei nostri supereroi preferiti per un sacco di tempo. Allora, qui iniziamo con al diavolo la diplomazia. Vediamo che, diciamo, la qualità delle immagini proposte è in linea assolutamente con quelle degli altri numeri. Qui iniziamo, diciamo, con queste immagini un po' più bambinesche, per poi passare chiaramente a roba professionale. Io non sono un esperto di fumetti, per cui, diciamo, mi rifaccio spesso ad amici e conoscenze varie che mi spiegano eventuali difetti ed eventuali pregi di queste cose, perché, diciamo, il mio settore è ben altro, quindi per me è sempre tutto molto bello. Però poi quando diciamo vengo messo di fronte ad alcune caratteristiche, capisco meglio quello che mi dicono e quindi riesco ad apprezzare ancora meglio questi fascicoli. Andando avanti nel fascicolo dedicato a Captain Marvel, diciamo che vado a vedere verso la fine quello che mi interessa, ovvero chi è che l'ha disegnato, e posso vedere che è stato disegnato da John Romita Senior, che, diciamo, per quanto mi è stato spiegato, il senior è quello bravo, mentre quando abbiamo a che fare con dei disegni di John Romita Junior, invece c'è qualche problema legato alle parti anatomiche e che, diciamo, non sono fatte proprio benissimo. Questo l'ho scoperto appunto grazie alle mie conoscenze che mi aggiornano su queste cose. Allora, andiamo a vedere anche il numero 5 dedicato a Captain America, si chiama Fuori dal tempo, e andiamo anche qui a vedere la qualità delle immagini. Allora, innanzitutto qui vediamo che questi disegni sono di Steve Epting, quindi non abbiamo a che fare con lo stesso disegnatore, e sto iniziando a capire anche un po' la differenza. Qui ci troviamo di fronte ad immagini completamente diverse, in effetti sono di un altro pugno, si vede proprio che sono diverse. Oggettivamente devo cominciare ad imparare anche questi dettagli, visto che sto, diciamo, portando sul canale questi fumetti, per cui, insomma, è anche buono imparare cose nuove e capire, ad esempio, la differenza di tratto, di mano, tra un artista e l'altro, che oggettivamente, tra questo tipo di immagine e, ad esempio, questa, possiamo vedere che c'è una differenza molto importante. Oh, passiamo a vedere anche il numero 6, ovvero la saga dell'isola Muir degli X-Men. E questa è una storia di Chris Claremont. Anche in questo caso, quindi essendo un autore diverso, abbiamo una tipologia di immagine completamente diversa rispetto ai due precedenti che abbiamo visto. Diciamo, il bello di queste opere, al di là del fumetto in sé, quindi della storia da leggere, è anche molto bello per imparare appunto a capire la differenza di lavoro e di produzione che c'è dietro una cosa
del genere, perché spesso noi ci limitiamo a fruire di questi contenuti senza domandarci cosa c'è dietro. E in questo caso, diciamo, io sto imparando piano piano anche a conoscere e riconoscere la tipologia di tratto o in generale la qualità dell'immagine. E siccome mi hanno fatto notare anche diciamo i dettagli relativi all'anatomia delle persone, sto cercando di guardare con interesse anche questi punti, perché decisamente è importante che siano fatti bene anche a livello estetico. Detto ciò, diciamo che adesso mi vado a fare una bella chiusa di lettura nell'attesa di ricevere i prossimi numeri. Cioè, in pratica non si finisce di imparare cose mai, neanche quando cerchiamo di rilassarci, alla fine ci troviamo a studiare ed imparare dettagli su tutto. In questo caso è bello avere amici, come in questo caso il mio amico Giovanni, che ogni volta mi fa notare queste cose, ma fondamentalmente in ogni settore, in ogni cosa, ritengo che ci sia da imparare qualcosa, perché noi focalizziamo la nostra attenzione sempre su quelle 3, 4, 5, 6 materie, per carità, ma ce ne sono altre mille di cui non sappiamo nulla, come in questo caso ad esempio io ignoravo completamente questa arte. Per me il fumetto era una cosa fine a se stessa da leggere così, ma come avviene, diciamo, dal mio punto di vista per quanto riguarda la musica, quando ascolto la musica vado ad ascoltare con un orecchio critico da musicista. Invece le persone che sono più preparate a livello artistico chiaramente vanno a notare quei difetti o quei pregi in un determinato artista, che quindi vanno a valorizzare o a penalizzare un fumetto, come in questo caso. Quindi proseguirò molto volentieri questa opera, cercando di imparare sempre di più su questa materia, che, diciamo, mi sta affascinando non poco. Detto ciò, fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate, e se anche voi siete conoscitori di questa arte, oppure se siete dei normali, dei semplici fruitori o lettori di fumetti, perché sono curioso. Detto ciò, vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video, e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così da non perdere nessuno dei prossimi video sulla nostra Marvel Legendary Collection di Hachette. Ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!